Oltre, diciamo, all'aspetto sanitario, c'è però anche l'aspetto economico e sociale dell'emergenza Covid. Sapete tutti che sono entrate in vigore delle ordinanze in Abruzzo anche da parte del governo. Ci sono state normative che man mano hanno consentito la ripresa di alcune attività, su una delle quali però i controlli, come giusto che siano, sono intensi, soprattutto nei fine settimana. Mi riferisco alle attività della Movida sulla costa, in particolare sulle discoteche all'aperto. Ci sono stati provvedimenti sanzionatori nello scorso fine settimana, ma c'è anche da parte dei gestori di queste strutture la necessità di dimostrare che le regole anti-Covid rendono difficile gestire gli eventi, anche se autorizzati. Allora c'è la necessità di un confronto con le istituzioni ad ogni livello. Di questo parliamo con Massimo Profeta, che vedo collegato da Fossa Cesia, da una bellissima terrazza sul mare, con Donato Di Campli che gestisce Supporter Beach, la spiaggia dove appunto c'è l'attività anche di discoteca all'aperto appunto in collegamento diretto. Allora, a te, Massimo, vedo che si aggirava per guardare un po' la situazione in basso. Donato Di Campli, allora, che succede? Cosa è successo intanto lo scorso fine settimana e quali sono le reazioni? Sì, naturalmente Donato Di Capri, che salutiamo e ringraziamo per la disponibilità, si aggirava nei paraggi per verificare che tutto fosse sotto controllo da buon proprietario di questa splendida struttura. Allora, veniamo al punto, perché sotto osservazione la Movida sul litorale di Fossa Cesia, soliti problemi, problemi comuni anche ai titolari delle attività della Riviera Pescarese. C'è da una parte l'esigenza di garantire la tutela della salute pubblica, quindi le norme anti-Covid, dall'altra però c'è l'esigenza di divertirsi in discoteca la sera, come succede in questa splendida struttura. Si può arrivare a una mediazione, Donato? Ma il problema è a monte, il problema è di chi scrive le norme. Chi ha scritto quelle norme non è andato neanche a scuola, probabilmente. Sono soggetto a interpretazione immediata da parte di tutti. Capisco le forze dell'ordine che debbono controllare i precetti che gli vengono imposti dalle norme, ma dovete capire anche noi che abbiamo investito milioni di euro su un territorio e che dobbiamo lavorare. Trovare un punto di incontro in questo momento è difficile, soprattutto perché ciò che disciplina tutto questo argomento è fatto male, è scritto male e non è assolutamente applicabile. Poi, soprattutto a voi, entrando nello specifico, se non ho capito male, pretendete chiarezza sulla regola dell'assembramento che è difficile da rispettare oggettivamente in una sala da ballo, in una discoteca. Non soltanto è difficile da rispettare, ma è difficile anche da controllare. I poliziotti vanno col metro a controllare il metro di distanza tra il ballo tra una persona e un'altra, oppure come si fa? Cioè, è una cosa impossibile da poter pensare. Allora, o ci fanno fare le serate o non ce le fanno fare. Se ce le devono far fare, ce le devono far fare come si deve. Io applico Cioè, non ci sono vie di mezzo. No, io applico tutti i protocolli che mi sono stati imposti, controllo, mascherine all'ingresso, registrazione delle persone. Dopodiché non posso controllare singolarmente ogni persona che si toglie la mascherina oppure che fa atti contro legem. Questo è impossibile da parte mia e io non posso essere punito, sentirmi un delinquente perché ho delle persone che non applicano la norma. Assolutamente, anche qui, insomma, capienza ridotta. Ingressi a prenotazione. Sì, ma qui siamo in uno stabilimento balneare dove gli accessi possono entrare dal mare, si possono entrare da tutte le parti. È anche difficile da controllare. Noi facciamo il massimo. È chiaro che in questo momento questa costa attira attorno a sé tantissima gente. Siamo al centro dell'attenzione. C'è stato anche un episodio
che è successo fuori dallo stabilimento, che succede in tantissime altre parti. Ciò che mi dà noia è che gli occhi sono puntati soltanto sul supporter, che è il più grosso stabilimento della zona, ma non è giusto, perché il problema è generale, non è diffuso, assolutamente. Tra l'altro, domani, prima di ascoltare il direttore a studio, Carmine Perantuono, domani ci sarà un importante vertice del comune di Fossa Cesa. Il sindaco lo ha convocato con le parti, no? I titolari e i gestori delle attività, e poi anche le forze dell'ordine. Ma io sono in contatto continuamente con le forze dell'ordine, da ormai da sempre. Io circa un'ora fa sono stato con la dottoressa D'Agostino alla questura a Lanciano per cercare di risolvere i problemi di assembramento, soprattutto fuori, perché nel momento in cui noi arriviamo al numero delle persone legali, chiudiamo, si crea l'assembramento fuori. La responsabilità di chi è? Del gestore o delle parti pubbliche che debbono amministrare la città? E questo è un problema irrisolto dalla norma. Non mi posso sentire responsabile se fuori dal mio stabilimento ci sono 2000 persone che non possono entrare, ed è mia la responsabilità. Assolutamente. Direttore Carmine, una domanda: quante persone lavorano, a quante persone dà lavoro la struttura di supporter beach, e quante sono impegnate nella sicurezza durante queste serate? A quante persone dà lavoro supporter beach e soprattutto quante persone sono impegnate nella sicurezza? Questa domenica erano in 150, di cui 30 della sicurezza. Penso che nessun stabilimento in Abruzzo, ma penso su gran parte della costa, possa assicurare una cosa del genere. In più abbiamo un presidio medico fisso a supporter, con ambulanza e medico, e oltre il mare non lo posso fermare. Assolutamente. Quindi possiamo sintetizzare, prima di chiudere: riaprire così non ha senso. Non ha senso, però dall'altro lato noi abbiamo bisogno di lavorare. Certo. Questa è una struttura che dà lavoro a tantissima gente, ma non soltanto, ma anche l'indotto, dall'albergo al trabocco all'altra spiaggia. Non ci possiamo fermare, perché altrimenti, l'ho detto in una precedente intervista, il mio mutuo lo faccio pagare da Conte. Grazie a Donato Di Capri, con questa splendida cartolina alle nostre spalle. Carmine, ti saluto proprio dal supporter beach di Fossa Cesia. Grazie ancora a Donato Di Capri per la collaborazione tecnica, al nostro Andrea Berardinelli, studio. Grazie Massimo. Ovviamente lo speciale stasera, appunto, che approfondirà ulteriormente questo tema.